Ok, comincio con l'ottaedro facendo un poligono di 4 lati. Ok, può essere di questa misura. Ok, poi faccio, volendo fare un triangolo equilatero, quindi questo è un lato, diciamo che ogni triangolo di questi triangoli è un triangolo equilatero, quindi faccio un cerchio, un altro cerchio, e qui so che sto facendo un triangolo equilatero. Questo è un triangolo equilatero, giusto? Che c'ha tutti e tre i lati uguali. Poi faccio una linea verticale per indicare l'asse di questo poliedro. Ok, poi un piano di lavoro verticale che c'ha al centro qua. Ok, adesso voglio ruotare questo in verticale, diciamo secondo questa cerniera qua, quindi questo cerchio indica la rotazione, deve ruotare finché arriva all'asse centrale di questo poliedro, quindi questo punto qua. Posso creare questo punto se faccio intersect, quindi intersezione questi due, invio e mi crea questo punto. Adesso posso anche tornare diciamo, la griglia iniziale. Adesso questo lo voglio ruotare in 3D, quindi indicando un asse di rotazione. Allora, la rotazione era Rotate, scriviamo che è meglio 3D. Adesso l'inizio dell'asse di rotazione, la fine dell'asse di rotazione, poi l'angolo di riferimento è da qua a qua. Ok, posso prima volendo fare offset di più, va bene 1 da qui verso dentro, forse un po' troppo, quindi offset faccio 0,6 da qui verso dentro e poi posso creare direttamente la superficie tra questi due. Ok, qui vado su uno stile di vista diverso, magari questo va bene. Seleziono questa la superficie, facciamo che la superficie rotate 3D da qui a qui, l'asse, la rotazione da qui a qui. Ok, adesso posso creare un array polare, ok, con questo centro 4 oggetti voglio fare, che parte deve coprire 360 gradi. Ok, perfetto, quindi così. Ok, nella vista frontale seleziono tutti quanti e faccio mirror, che è specchia da qui a qui. Ok, adesso seleziono anche questi. Ok, tutti quanti adesso possono essere unico, cioè possiamo unirli tutti insieme per fare l'offset, creare un po' di spessore. Adesso faccio join. Ok, sono diventati unico oggetto. Ok, un polysurface. Adesso posso fare offset surface, quindi fai per dare un spessore a una superficie,
Seleziono questo, invio, la direzione, questa mi sembra sbagliata, clicco sopra, mi lo inverte, adesso verso dentro, la distanza 0,5 mi sembra tanto, faccio 0,3, vediamo, invio, ok, mi sembra che va bene così. Ok. Quindi abbiamo fatto il primo, che è l'ottaedro. Ok, adesso facciamo il dodecaedro. Questo lo sposto. Ok, da qui a qui. Ok. Allora, il dodecaedro, diciamo, possiamo partire dalla base che è l'ottagono, pentagono, scusate. Allora, comincio da qui, lati 5, ok, questo verrà, possiamo specchiarla per copiarla. Dall'altro lato, quindi mirror, l'asse è questo. O possiamo anche qui fare l'offset prima per ottenere questo, fare direttamente la superficie usando Surface from Planar Curves, quindi uso queste curve, due curve planari, poi faccio mirror. Scusate, mirror, ok, seleziono la superficie, finito, do l'asse, ok, perfetto. Abbiamo detto che questi sono 2, 3, 4, 5, saranno chiusi. Allora, avendo questi lati tutti e due uguali di lunghezza, e poi, come abbiamo detto, i poliedri regolari hanno l'angolo uguale da una superficie all'altra, quindi tutte e due ruoteranno intorno a quest'asse nello stesso angolo, quindi si incontreranno al centro, quindi la proiezione di questa di questo spigolo sarà la bisettrice di quest'angolo, quindi questo lo possiamo fare disegnando questa linea. Mi avvicino qua, clicco su Tab e vado dritto per creare questo angolo. Ok? Allora, adesso se voglio ruotare questo, per farlo arrivare qua, preferisco creare questo arco. Questa rotazione, diciamo, sarà intorno a quest'asse. Ok? Allora, per fare questo, secondo me è più facile disegnare questa linea, che è la linea perpendicolare a quest'asse di rotazione, e poi creare un piano verticale che ha questa direzione. Adesso questa deve ruotare intorno a questa scena, quindi creo questo cerchio di rotazione e deve fermarsi, diciamo, a un certo punto dove la proiezione verticale sarà questo qua, questo incontro qua. Quindi creo una linea verticale da qui in... scusate, questo però non lo posso fare verticale perché io sto lavorando su una griglia verticale, quindi basta che lo disegno, diciamo, parallelo all'asse Y in questo caso, essendo quello. Quindi faccio così, con Shift vado in verticale. Ok, quindi questo deve ruotare finché arriva qua. Allora lo faccio, adesso uso Rotate, ruota. Questo è l'oggetto, scusate, Rotate, questo è l'oggetto da ruotare qui, da qui fino qua. Giusto?
A questo punto questo non ci serve più. Allora, adesso questo va copiato a 360 gradi 5 volte, quindi inclusa queste 5 volte. Quindi adesso torno alla griglia normale, questa dall'alto, top, perché se faccio direttamente qui array, lui mi li copia in questa direzione. Quindi in verticale l'asse sarà orizzontale di questo array della rotazione. Allora torno alla griglia verticale, questa qua, seleziono l'oggetto, faccio array polar, qui è il centro. Adesso devo fare 5 oggetti a 360 gradi. Ok, perfetto, adesso faccio ok. Per accettare quello che ho fatto e va bene. Seleziono tutti quanti. Oops. Seleziono tutti quanti con Shift, anche questo qua. Ok, vado alla vista frontale. Adesso posso specchiarlo sopra. Però il piano dello specchio dovrebbe essere al centro tra qui e qui in orizzontale. Quindi posso prendere il punto medio, essendo queste linee dritte, posso prendere il centro, il midpoint di ognuno di questi come riferimento. Allora posso fare mirror. Ok. Ovviamente lui sta saltando sulla griglia, la posso togliere. Adesso da qui con Shift vado orizzontale, ecco, ho specchiato tutto. Adesso seleziono solo quelli sopra. Come vedete in prospettiva ancora c'è un problema che lui deve ruotare. Ok, deve ruotare da questo punto qua a questo qua. Ok, quindi la metà di quest'angolo che occupa, diciamo, un lato di questo pentagono. Allora vado dall'alto, adesso faccio ruota, rotate. Ovviamente il centro del poliedro. Da qui a qui ho ruotato. Ok. Poliedro, adesso dovrebbe essere perfetto. Ok, va bene. Quindi vado sulla vista frontale, seleziono tutti quanti di nuovo. La prospettiva, seleziono anche questo, li unisco e posso fare offset surf. Quindi offset surface. Adesso la direzione è giusta, la distanza. Diciamo che va bene, forse un po' di più, faccio 0,4. Ok, no, è un po' troppo, quindi mi fa questo problema, quindi di nuovo torno a 0,3. Ah, ho fatto 4 prima. Ok, potevo farlo ancora di più. Allora, 0,5. Ok, questo mi piace di più. Ok, allora questo è il dodecaedro. Lo sposto da qui a qui. Ovviamente salvo. Adesso faccio l'ultimo che è icosaedro. Ok, questo qua. Comincio dal pentagono che sta qui. Ok. Faccio sempre i lati 5. Ok, uso la griglia come snap. Ok. Adesso voglio fare tutti i triangoli equilateri, quindi faccio un cerchio e un altro cerchio e qui
questo triangolo equilatero. Adesso faccio offset di nuovo, offset normale. Ok, questo deve essere ruotato finché arriva all'asse di questo poliedro, quindi parto da tolgo snap, uso solo quello della griglia, scusate, verticale deve essere verso il basso, va bene. Ok, posso usare una griglia verticale. Ok, questo va ruotato da uso o snap adesso per prendere il punto medio. Da qui deve ruotare fino qua, quindi all'intersezione tra questi due. Posso crearlo come abbiamo detto con intersect. Seleziono questi due, invio, mi crea questo punto. Allora, prima creo la superficie prima di ruotarlo. Ok, adesso ruoto la superficie, rotate da qui a qui. Ok, adesso questo va copiato 5 volte intorno all'asse di questo icosaedro. Quindi vado ritorno alla griglia dell'alto, world. Dall'alto, adesso torno alla vista anche dall'alto e qui posso fare questa array polar. Questo è il centro, su 5 copie a 360 gradi, perfetto. Quindi in prospettiva li posso vedere bene. Ovviamente devo accettare e va bene. Allora, adesso per continuare devo guardare un attimo, che sono questo un altro pentagono, ok, girato intorno all'asse di questo poliedro. Ok, questo deve essere girato di metà dell'angolo che occupa un segmento. Quindi adesso, se questa è la curva che è il pentagono, io posso andare dall'alto e lo ruoto. Rotate normale da qui a qui. Ok, allora questa sarà la proiezione del pentagono che sta nel livello più alto. Allora io voglio fare un altro, o diciamo che questo qua lo posso copiare ruotandolo intorno a questa cerniera, per farlo arrivare sopra questo vertice deve essere sopra, proiettata sul piano di lavoro dovrebbe essere questa. Quindi per fare questo mi conviene fare questa linea verticale, scusate, linea, qui posso dire verticale da qui verso l'alto, va bene, così. Ok, quindi questo va ruotato finché non si incontra con questo qua. Allora posso creare anche un piano verticale così, per creare anche un cerchio che passa qui per farmi vedere questa rotazione quando succede, dove deve arrivare. Deve arrivare a questo punto qua, giusto? Anche qui posso fare l'intersezione se mi serve. Intersect mi crea questo punto. Seleziono questo, lo posso copiare nello stesso suo posto. O mi sa che quando faccio rotate forse mi dà l'opzione di copiare. Io dico sì, copia. Quindi adesso mi lo ruota copiando. Seleziono questo, il centro di rotazione, da questo punto a questo punto. Ok. Allora adesso questo anche di nuovo
va selezionato, vado dall'alto, faccio array polar, quindi array polare sono 5 a 360 gradi. Perfetto, vado, torno in prospettiva. Ho creato questo qua. Allora vado sulla vista frontale e qui posso selezionare, ovviamente questo lo devo accettare, seleziono tutti questi e quelli sotto anche come poligoni e li specchio. Ovviamente adesso io ho fatto la metà, quello che mi serve come ho fatto nel dodecaedro, lo specchio rispetto al centro di uno di questi segmenti. Allora adesso li devo riselezionare perché ovviamente va ruotato. Ok, questi che vanno ruotati. Ok, vado dall'alto, rotate dal centro, da qua fino qua. Ah, problema che ho copiato, rotate copy no, da qui a qui. Adesso vado in prospettiva. Ok, adesso sono riuscito a farlo questo. Ok, adesso unisco tutti quanti. Seleziono tutti quanti superfici. Ok, questo non c'entra niente. Ho selezionato tutti quanti, li unisco. Adesso faccio offset surf verso dentro, va bene. Ok, salvo prima che mi si blocca. Perfetto. Ok.